Buonasera e ben ritrovati con una nuova puntata di Speciale Calciomercato. Nel dettaglio, la quarta puntata di questo format appunto speciale è dedicato al calciomercato, uno dei momenti più amati dai tifosi che durante l'estate riescono a sognare eventuali spostamenti di calciatori, delle proprie squadre del cuore. Un appuntamento che chiaramente vi terrà compagnia fino al gong di fine agosto per quanto concerne il professionismo. Abbiamo però davvero poco tempo, quindi senza indugiare oltre procedo con il presentarvi il primo ospite di questa puntata, ossia il direttore generale della Virtus Francavilla, Domenico Fracchiolla. Buonasera a tutti. Buonasera direttore. Intanto la ringrazio per la disponibilità e poi andiamo subito a proiettarci su quelli che sono insomma gli obiettivi della Virtus Francavilla, che nel corso di questa sessione di calciomercato ha già messo a segno 5 colpi under, che non sono pochi, soprattutto se andiamo poi a vedere il valore di questi calciatori che sono stati da voi tesserati. Adesso, se tanto ci dà tanto, la Virtus andrà a concentrarsi sul mercato degli over, oppure c'è ancora qualche giovane innesto all'orizzonte? Ma stiamo lavorando 360 gradi sia su under che su over. È chiaro che noi partiamo da un'ottima base, quindi è normale che gli over che dobbiamo prendere devono essere gli over giusti. Non abbiamo fretta perché comunque il mercato è molto lungo, bisogna avere la giusta pazienza per provare a sbagliare il meno possibile. E a proposito di mercati lunghi, possiamo escludere, così come ha detto anche il presidente Magri in una recente intervista, quelle che sono dette le cessioni eccellenti per quanto riguarda la Virtus? No, al momento non sono arrivate richieste, poi il presidente è stato molto chiaro e quindi è normale che seguiamo quella linea dettata dal presidente, non abbiamo necessità di privarci i nostri big. Quindi non ci sono anche altri giocatori della Virtus al momento in uscita? Mi viene in mente Puntoriere, che è rientrato dal prestito, oppure Gianfreda, su cui sono puntati i fari del Bitonto. Ecco, a tal proposito, non so se è arrivata una vera e propria richiesta da parte del club che milita in Serie D, oppure se si tratta soltanto di voci o di rumors. Non so che stanno parlando col Bitonto e nei giorni prossimi vedremo un po' la situazione di Gianfreda e Puntoriere, ma sono due giocatori che comunque non rientrano nel progetto tecnico. Gianfreda perché è un under grande come 2000, è un ottimo prospetto, però stiamo andando su giocatori più giovani per un discorso di under. Mentre Puntoriere era già andato l'anno scorso a giocare in B, e diciamo che ora rientra, ma credo che troverà un'altra collocazione. Stiamo lavorando per questo. Ecco, tornando a parlare della Virtus nel dettaglio, questa sarà un po' la settimana zero, no? Per voi biancazzurri, perché sarà la settimana in cui verrà presentata la campagna abbonamenti, sarà la settimana del raduno allo stadio, quindi quelle in cui i giocatori conoscono il mister, quelle in cui si entra letteralmente nel vivo. Quali sono le sue impressioni in merito a questo nuovo inizio, possiamo considerare il suo, alla Virtus? Ma c'è grande entusiasmo perché la voglia è quella di vedere questi giovani che abbiamo visto all'Opera e onestamente non vedo l'ora, perché secondo me abbiamo preso dei ragazzi interessanti e sono proprio di curioso di vederli in campo e soprattutto di vedere all'Opera il mister Calabro, che veramente mi entusiasma tanto lavorare con lui. Ecco direttore, in un'intervista che io stesso le ho fatto qualche settimana fa, lei mi disse che il mercato si sarebbe infuocato nel momento in cui tutte le squadre avrebbero poi completato l'iter di iscrizione, e così poi effettivamente è stato. Adesso però ci sono ancora dei punti interrogativi che vedono protagonista il Teramo, ma soprattutto il Campobasso e quindi un po' tutta la costruzione che sarà del girone C. Questo può compromettere in qualche modo gli obiettivi, le intenzioni, le idee di calciomercato della Virtus e non solo? Ma è normale, tiene bloccato alcune operazioni, perché chiaramente ci sono delle squadre che aspettano di capire i giocatori di queste squadre cosa faranno, si aspetta di capire anche i gironi, è normale che sicuramente rallenta un po'. Noi stiamo andando avanti con la nostra strada, abbiamo le idee abbastanza chiare, c'è un confronto continuo con il presidente, col direttore Antonazzo e col mister, lavoriamo sempre e stiamo andando avanti per quello che sono le nostre idee. È normale che poi ci sono delle operazioni che per una serie di questioni vengono rallentate, però noi dobbiamo pensare come è nello stile della Virtus, andare avanti sempre per quelle che sono le proprie idee e la propria programmazione.
Ecco, torniamo sui 5 under che sono stati appunto acquistati dalla Virtus Francavilla all'inizio di questa sessione estiva di calciomercato. Tra questi 5 c'è un profilo che tutto appare meno che under, ossia quello di Roberto Pierno. Immaginiamo sia stato sicuramente molto complicato ristrapparlo nuovamente a Lecce, però allo stesso tempo possiamo anche dire che forse non ci sarebbe stata scelta migliore. Ecco, ci può raccontare qualche retroscena in merito a questa trattativa? Ma è stata un'operazione alla fine con i grandi rapporti che ci sono con Lecce, col direttore Trinchera, che ringrazio per l'operazione. È stata un'operazione che, nonostante le numerose richieste che sono arrivate a Pierno, alla fine il ragazzo è voluto tornare a Francavilla, e credo che sia veramente una situazione che ci inorgoglisce, perché trattenere, comunque rinnovare il prestito di Pierno è sicuramente qualcosa di importante. Assolutamente sì, quindi ringraziamo il direttore generale della Virtus Francavilla, Domenico Fracchiolla, per il Buona suo serata. Intervento. Buona serata, grazie a voi. Grazie direttore, a prestissimo. Quindi la Virtus che si appresta effettivamente a scendere in campo, letteralmente parlando, in questa nuova stagione. Il modus operandi dei biancazzurri è stato chiarissimo fin dall'inizio. Fra pochissimo cambieremo completamente categoria, ma non colori, perché rimarremo sempre sulle tonalità biancazzurre. Parleremo infatti del Martina, sarà fra poco in diretta telefonica a sua volta con noi il presidente del Martina, Piero La Carbonara, con cui parleremo sicuramente anche di calciomercato, ma allo stesso tempo di quelli che sono gli obiettivi stagionali del suo Martina. Un Martina che in una stagione a dir poco folle, se non altro rocambolesca, ha poi strappato meritatamente la promozione in Serie D. E quindi, per chiudere per il momento il discorso Serie C, andiamo a sottolineare come la situazione Campobasso sia davvero poco chiara al momento. Bisognerà attendere almeno il prossimo 20 di luglio, perché il Campobasso ha richiesto un intervento da parte del CONI per far sì che il proprio ricorso possa essere accettato, un ricorso che, così come quello del Teramo in un primo momento, era stato bocciato. In altre parole, il Campobasso vuole riessere ammesso alla Serie C, un po' come è stato ripescato lo scorso anno un club come la Paganese. Nel caso in cui ciò non dovesse accadere, la graduatoria di ripescaggio vede protagoniste Fermana e Pistoiese, e poi Torres per il secondo posto. Ma di questo eventualmente parleremo in un secondo momento, perché dovrebbe essere già dei nostri il presidente del Martina, Piero La Carbonara. Presidente, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. Innanzitutto grazie anche a lei per aver raccolto il nostro invito, e ci buttiamo direttamente a capofitto sul calciomercato, perché avete già chiuso un acquisto importante, ossia quello di Lopez, e poi tre conferme: Mangialardi, Perrini e Cappellari, e si lavora per una quarta conferma, ossia quella di Ancora. Questo a testimonianza di quanto il Martina voglia costruire su quelli che sono i capisaldi della promozione la squadra della prossima stagione. Sì, innanzitutto grazie a voi dell'invito. Sì, è come abbiamo sempre fatto negli anni. Noi agiamo sempre il segno della continuità, crediamo di avere una base importante sul quale, dal quale partire, e quindi nei prossimi giorni annunceremo altre conferme oltre a quelle che abbiamo già annunciato. Ecco, entrando nel dettaglio sul calciomercato in entrata, non so se può o vuole farci qualche piccolo spoiler, però nelle ultime ore è uscito fuori anche il nome di Lucchese. Non sappiamo se effettivamente è un nome caldo non solo per la stampa, ma anche per voi. Guardi, sono tanti i giocatori che comunque stiamo valutando. Dire uno rispetto ad un altro, secondo me, sarebbe poco serio. Diciamo che comunque ci sono alcune trattative. Il Martina Calcio ha nella filosofia quella di non correre nelle scelte, comunque, ripeto. Faremo tutto con molta attenzione insieme a mister Pizzulli, valutiamo ruolo per ruolo, anche perché in questo momento crediamo che sia più importante sistemare la situazione under, perché di giocatori importanti ce ne sono tanti, ma in campo vanno anche 4 under che sono fondamentali, quindi dobbiamo. Abbiamo come priorità quella degli under. Certo.
Ecco, in maniera molto più generica adesso le voglio chiedere che tipo di girone H si aspetta in Serie D, perché l'impressione è che rispetto alla passata stagione il livello si stia un po' alzando. Non diciamo si sia un po' alzato perché tutte le squadre sono in fase di costruzione, c'è chi sta annunciando in questi giorni allenatore, direttore sportivo e quant'altro, quindi comunque ci saranno ancora tanti trasferimenti, ma l'impressione di base è esattamente questo, ossia che si andrà in un girone molto ben livellato verso l'alto, chiaramente. Sì, è la stessa impressione che ho io, come sempre il girone H sarà comunque un girone bellissimo, fatto di grandi squadre, in movimenti parlo sicuramente di società che stanno investendo tantissimo, però come sempre io ritengo che comunque alla lunga sarà anche l'equilibrio, l'equilibrio all'interno dello spogliatoio, l'equilibrio societario, quello che comunque porterà un risultato, e quindi noi crediamo che sicuramente sarà un girone bellissimo, però quello che poi sulla carta potrebbero essere squadre favorite, non sempre poi nella realtà lo possono confermare, e viceversa pure, no? Perché poi ci sono sempre le sorprese, ci sono vari modi di lavorare, una cosa è certa che sarà un bel campionato. E questo è un po' il bello del calcio, soprattutto in queste categorie, perché tante volte i risultati del finale di stagione nell'inizio di stagione sono invece assolutamente impronosticabili, soprattutto quando parliamo di una categoria folle come la Serie D. Certo, assolutamente sì, ripeto, gli scorsi campionati lo dimostrano, ci sono società che sono partite con delle ambizioni e altre che con un po' i pari spenti, però poi alla fine il risultato finale è stato un po' diverso. Ma questo non vuol dire che la regola è questa, però è bello perché comunque c'è la possibilità per tutti di dimostrare in diverso modo di essere forti. Assolutamente sì, grazie Presidente, grazie ancora per questo suo prezioso intervento e in bocca al lupo chiaramente per la prossima stagione. Grazie a voi e buona serata a tutti. Quindi ringraziamo ancora il presidente Piero Lacarbonara e adesso andiamo a dare un'occhiata sul sito di tuttocalciopuglia.com, meglio conosciuto come la casa del calcio pugliese. Sappiamo bene che il sito del gruppo editoriale di Stante è di pari passo collegato con questa trasmissione, perché vi aggiorniamo davvero ora dopo ora grazie alla squadra sportiva di Tutto Calcio Puglia che rende tutto ciò possibile. Abbiamo un'ufficialità importante in casa Molfetta, in attacco arriva il classe 99 Coratella, poi a Bitonto è stato definito il nuovo organigramma societario, ma di questo forse ci parlerà molto in maniera molto più approfondita Domenico Brandonisio, che a breve sarà anche lui nostro ospite in diretta telefonica, anzi in diretta video. Per quanto concerne il Bari è stato ceduto Andreoni al Pordenone, andando poi a cliccare su questo articolo troverete anche la formula ed i dettagli di questa operazione che è stata definita nel tardo pomeriggio di oggi. Ancora in casa Bari è stata definita la cessione di Rossetti a Rimini in prestito, Galletti che chiaramente stanno gettando le basi per il prossimo campionato di Serie B, campionato che il Bari si appresta ad affrontare da neopromossa, ma in cui il Bari ci tiene davvero tanto a far bene. Per quanto concerne il Cerignola, piace a centrocampo Mimmo Franco, questa è una notizia che vi avevamo dato qualche settimana fa con largo anticipo, le parti hanno cominciato a parlare tra di esse, di incontrarsi, ed è previsto un nuovo incontro proprio nei prossimi giorni. Ancora Bari, Benedetti è in ritiro, si attende solo l'ufficialità per il difensore, per cui non dovrebbero esserci problemi. E poi ci spostiamo a Monopoli con il centrocampista Piccini, che continuerà ad indossare la maglia del Gabbiano anche in vista della prossima stagione. Questa è invece una notizia dell'ultima ora che vi abbiamo dato davvero in tempi record, con Mister De Candia che sarà il nuovo allenatore, quindi l'ex Nardò riparte dal Manfredonia, e poi abbiamo le notizie che possono essere considerate un po' più datate, sebbene davvero siano emerse pochissime ore fa. Il Foggia che vuole chiudere Peralta e Salzano della Ternana, due operazioni sicuramente difficili ma non impossibili. Camigliano invece, che è il primo obiettivo per la difesa del Cerignola, per cui vale lo stesso discorso del Bari, in quanto neopromossa ci tiene davvero tanto a far bene in un campionato come quello di Serie C che si preannuncia molto difficile, e anche di questo parleremo davvero a breve con Domenico Brandonisio. Un'altra ufficialità, questa in casa Gravina, in dirigenza è stato confermato Chiaradia, e poi abbiamo anche
i saluti di Spinelli che ha detto pianto per la maglia del Brindisi, è stato davvero bello condividere questa esperienza in questa città. Sappiamo che Spinelli andrà via dal Brindisi e quindi ha voluto lasciare un saluto da ex capitano. E a proposito di ex capitani, Lucioni nella sua conferenza stampa di presentazione ha detto che a Lecce la società voleva abbassare l'età media andando un po' a giustificare quella che è stata la sua cessione in prestito al Frosinone. Ancora a Bari con Maiello, altre dichiarazioni, ha detto Serie B campionato difficile e giustamente lo comprendiamo e lo condividiamo come parere, perché la Serie B di quest'anno sarà quasi una Serie A2. Poi Nardò, entriamo nel vivo con le notizie della tarda mattinata, sorpasso sul Brindisi per Dammacco, il Brindisi che ha già chiuso Santori, adesso punta tutto su Dammacco, ma c'è la speronata del Nardò che potrebbe infastidire proprio gli adriatici. Ancora Monopoli, piace un attaccante del Catanzaro che è Federico Vasquez, si lavora ad un possibile scambio con Ghiebre. Taranto, né Casadei né Baiocco in porta, torna un ex rossoblù e qui vi invito ancora una volta a visitare il sito per saperne di più. Stando poi alle notizie che hanno proprio come fonte originale Tutto Calcio Puglia, c'è l'operazione in chiusura per Luigi Gianfredda, così come ci ha anche confermato il direttore generale della Virtus Francavilla, Domenico Fracchiolla. Gianfredda che quindi dovrebbe tornare al Bitonto dopo l'esperienza di due stagioni fa, era poi approdato a Francavilla Fontana e dopo su esplicita richiesta di mister Roberto Taurino, poi con l'addio di Taurino evidentemente la Virtus lo ha messo ai margini del progetto, quindi Gianfredda potrebbe ripartire dal girone H di Serie D dopo aver disputato una buona seconda metà stagionale con addosso la casacca della Virtus Francavilla, in cui comunque non è mai riuscito a brillare come ci si aspettava. Passiamo a Molfetta, sogno Diaz per l'attacco, ma c'è la concorrenza di altri due club e poi ancora Spinelli oggetto di desiderio di diversi club per l'ormai ex capitano del Brindisi. Ancora Bari per l'attacco, spunta il nome dell'ex Lecce Ragusa che è un esterno che potrebbe fare sicuramente al caso dei Galletti, e poi Manfredonia di Benedetto è il nuovo presidente. Queste le notizie di giornata per quanto concerne il sito di tuttocalciopuglia.com, ma adesso voglio presentarvi un altro ospite di giornata, ossia Domenico Brandonisio, perché stiamo spaziando tra svariate categorie e quindi mi viene in mente di interpellare una vera e propria enciclopedia del calcio locale. Buon pomeriggio Domenico, anzi buonasera. Ciao Alessandro, grazie per l'invito, ma soprattutto troppo buono e naturalmente buonasera a tutti i nostri telespettatori. E allora Domenico, visto che poco fa abbiamo parlato con Domenico Fracchiolla, abbiamo parlato con Piero La Carbonara, abbiamo davvero l'imbarazzo della scelta sugli argomenti da trattare, possiamo appunto partire dalla Serie C per andare a finire in Serie D, facci un bel punto su quanto concerne le squadre baresi. Allora sì, sicuramente non si può non partire dalla Serie B, ovviamente breve parentesi sul Bari, perché nel frattempo è arrivato il ritiro Benedetti, quindi molto probabilmente sarà lui il prossimo acquisto che verrà ufficializzato, lo ricordiamo, difensore classe 99 di proprietà della Sampdoria, in attesa ovviamente degli altri obiettivi che ci saranno sul mercato, soprattutto in attacco, l'ultimo nome è quello di Matic, però poi insomma si vedrà. Per quanto riguarda la Serie C, sicuramente la squadra da cui ci si aspetta qualche rinforzo adesso è senza dubbio il Monopoli che ha un sogno, è quello comunque di portare Vasquez, che ha militato fino alla fase prestazione nel Santaro, per cercare di disputare un campionato importante che sia importante con quelli disputati nelle annate passate. In difesa c'è Petta, che è un possibile obiettivo. Petta però è cercato anche da Cleppi, anche il Barletta, comunque ce ne sono tanti. Per quanto riguarda l'Ande, che stanno chiaramente in attesa di nuovi movimenti, chiaramente le ufficialità non sono mancate, se mi pensare a quella di Pavone, però sono quella qui che si aspetta qualcosina in più, un po' tutti le parti. Sì, Domenico, c'è una trattativa su tutte che davvero mi ha colpito perché penso sia davvero interessante e utile soprattutto per entrambe le squadre, ossia quella che sta vedendo protagoniste Monopoli e Catanzaro, questo possibile scambio tra Vasquez e Ghiebre, perché se il Monopoli cerca un attaccante che possa fare reparto da solo, penso che Federico Vasquez possa davvero fare il caso del gabbiano. Assolutamente sì, è un giocatore completo, un giocatore che vede la porta, un giocatore
molto freddo, soprattutto quando si è trattato da dare insomma ai calci, lo ha dimostrato anche. Sicuramente un giocatore che per la Serie C vale tanto, e per gli Ebre le precedenti non mancano, le chiare, il Monopoli rischia di dover fare in tal senso, però non poteva scoprirsi troppo perché per gli utenti del desiderio è molto richiesto in Serie B. È chiaro che nel caso in cui questi giocatori dovessero partire, serviranno calciatori che sicuramente all'altezza dei partenti. A proposito di calciatori che potrebbero ritornare in bianco verde, per tutte lo dia, ci sono delle trattative avviate, insomma, il pista dove si può dire in pista di appartenenza, chiaramente si cercherà di riportarlo, perché comunque ha fatto molto nella passata stagione. Bene, non so se abbiamo già il direttore sportivo del Cerignola, Elio Di Toro, in collegamento telefonico. Anche lui sarà un nostro ospite nel corso di questa quarta puntata di Speciale Calciomercato. Cerignola che sta muovendosi molto bene. Prima abbiamo parlato, no, delle neopromosse che comunque vogliono vestire i panni da protagonista. Il Martina in Serie D, il Bari in Serie B, e penso di poter mettere in questo lotto, forse anche tu, Domenico, lo stesso Cerignola per quanto concerne il girone C di Serie C. Beh, sì, sicuramente anche lì ci aspettano novità importanti, chiaramente cercherà chiaramente di fare bella figura in un campionato, quello della Serie C, che è ritrovato importante. Sì, abbiamo tanti nomi per quanto concerne il Cerignola, soprattutto per la porta dove ci sono in lizza Santurro, Dekic e Trezza. Ti chiedo, visto che so che non ti metterò in difficoltà con questa domanda, quale secondo te possa essere il profilo più adatto, ecco, diciamo, a ricoprire i pali del Cerignola, soprattutto dopo quanto visto nel corso della passata stagione? Ripetimi un attimo i nomi, Alessandro, perché ho avuto Santurro, Dekic e Trezza. Tre profili sicuramente differenti tra di loro. Assolutamente, profili differenti, sicuramente motivati, quella di fare, volendo provare questo gioco direi, no, ma magari vediamo un po'. Sì, sappiamo anche che ci sono delle suggestioni, una fra tutte, la pista Celiento, che sarebbe davvero un colpo pazzesco. Potrebbe essere a tutti gli effetti anche uno dei colpi dell'estate. Celiento che arriverebbe a questo punto dal Bari, ma che presumiamo abbia un ingaggio forse insostenibile per la Serie C. Non so, Domenico, se la pensi allo stesso modo. Abbiamo forse problemi con l'audio di Domenico. Non ti sentiamo bene. No, ancora non riusciamo a sentire bene. Domenico, ci senti? Adesso Io vi sento, voi mi sentite? sì, adesso sì. Ok, dicevo, Celiento sicuramente un giocatore importante per la categoria, Mario è stato anche a Catanzaro, e dirà effettivamente un figlio di entrambe le parti, perché se per me soprattutto è chiaro che Cerignola sia un giocatore di, è chiaramente chiaro che il zoccolo duro con cui è importante, sono importanti, perché sul campo abbiamo dimostrato di essere, però che c'è in più per la categoria niente, qualora si concretizza sarebbe notevole, soprattutto Sì, potrebbe anche essere per davvero un colpaccio. Assolutamente sì. Non so se abbiamo il direttore sportivo del Cerignola, Elio Di Toro. In tal caso potremmo passare avanti con l'ultimo ospite di giornata. Quindi potremmo anche andare avanti e parlare direttamente con Ranko Lasic. Domenico, ti prego di restare in nostra compagnia perché a brevissimo avremo modo di parlare, di interloquire anche con un altro direttore sportivo. Abbiamo Elio Di Toro, ok, d'accordo. Direttore, buonasera. Buonasera. Intanto grazie anche a lei per la disponibilità. Ecco, stavamo prima chiacchierando con il collega in merito a quella che potrebbe essere, quella che sarà la stagione del Cerignola. Un Cerignola che, sebbene sia una neopromossa, vuole vestire i panni da protagonista nel prossimo girone C di Serie C. Ma il discorso di essere protagonisti, io credo che uno debba creare le condizioni
giuste per ben figurare. Noi siamo partiti col presupposto di fare la neopromossa nel vero senso della parola, di pensare a conservare la categoria, costruendo un gruppo valido, solido, che possa farsi rispettare su tutti i campi. Conservare la categoria, che è una missione sicuramente non scontata in una Serie C, che davvero potrebbe vestire i panni di una Serie B2 per blasone. Possiamo immaginare che anche in questo caso il livello del campionato potrebbe essere addirittura più alto rispetto a quello dello scorso anno che abbiamo visto due squadre del girone C salire in Serie B. Sì, è un campionato difficile, di valori sicuramente alti, piazze importanti, organici che sono sicuramente di indiscusso valore, e noi dobbiamo essere consapevoli di questo, dobbiamo avere l'umiltà di andare su ogni campo a lottare, sudare la maglia con sacrificio, cercare di portare a casa i punti necessari per salvarci. Bene, abbiamo visto tante ufficialità in casa Cerignola, Fares che è dell'ultimissima ora, Capomaggio, Coccia, Russo, Tascone. Possiamo aspettarci altri grandi colpi nelle prossime settimane, nei prossimi giorni? Sicuramente dobbiamo completare la squadra e quindi, in virtù di questo discorso, numericamente dobbiamo ampliare l'organico, ma dobbiamo anche essere cauti nel scegliere profili che si possono sposare bene per quello che noi dobbiamo fare, e senz'altro faremo qualcosa in più di quello che abbiamo fatto finora. Bene, ringraziamo il direttore sportivo del Cerignola, Elio Di Toro, grazie per essere stato dei nostri questa sera, grazie per questo intervento. Grazie a voi. Nell'attesa di avere anche il direttore sportivo del Francavilla Insigni come ultimo ospite di questa quarta puntata di Speciale Calciomercato, ringrazio anche Domenico Brandonisio che è ancora dei nostri. Domenico, grazie mille per l'intervento e grazie soprattutto per le tue chicche di calciomercato. Ciao, grazie a te Alessandro e grazie a tutti quanti voi. Alla prossima. Ovviamente il calciomercato è ben lungo dal terminare. Assolutamente sì, e per fortuna mi viene da dire perché possiamo dirlo, è uno dei periodi più divertenti, per quanto stressanti anche per noi addetti ai lavori, perché davvero ci sono notizie che cambiano non da ora in ora, ma da minuto a minuto. Esattamente, ce la caveremo come sempre, faremo del nostro meglio senza dubbio, Alessandro. Assolutamente sì, grazie Domenico, buona serata a te. Non so se abbiamo già pronto Ranko Lasic in collegamento telefonico, con lui chiuderemo questa puntata, chiacchiereremo anche del calciomercato del Francavilla Insigni, un Francavilla Insigni che lo scorso anno si è reso grande protagonista e ce l'abbiamo infatti. Buonasera direttore. Buonasera, un saluto a tutti, buonasera. Allora, partiamo subito dalla scelta dell'allenatore, mister Claudio De Luca, un profilo sicuramente d'esperienza, un profilo che se tanto ci dà tanto è stato scelto anche in seguito ad un suo zampino. Lo stesso De Luca, proprio qui ai nostri microfoni durante un'altra puntata di Speciale Calciomercato, ha detto che comunque ha chiacchierato con lei di calcio. Ma diciamo che abbiamo De Luca ha sposato il nostro progetto, un progetto che dobbiamo lavorare molto con i giovani e di fare una squadra giusta per un campionato. Sappiamo tutti che ripeterci è difficile, però cercheremo di fare una squadra diversa, una squadra che mister vuole, però sicuramente in base al progetto del Francavilla. Lui ha sposato il nostro progetto in pieno e è stato scelto lui. Un allenatore preparato, un allenatore diciamo esperto, ma anche giovane. Per questo diciamo che adesso sta a me e a lui a fare questa squadra e divertire di nuovo Francavilla. Ecco, abbiamo parlato di giovani, parliamo anche di territorialità, perché sono arrivate due conferme, ossia quelle di Nicolau e De Marco, due francavillesi cresciuti proprio nel vivaio del Francavilla Insigni. Questo vuole essere anche un segnale da parte vostra? No, loro sono da tanti anni con noi, confermati sono non solo loro due, ci sono pure gli altri, Di Ronta, oggi ha confermato Di Ronta, difensore centrale, poi Raffaele Nolè, poi Gentile, diciamo che 6-7 titolari dell'anno scorso rimarranno con noi. È chiaro che adesso vanno completati, cambiare dei juniores, dei giocatori importanti in attacco.
Sulla Serie C ci sono ancora un po' di nubi vaganti, viste le situazioni di Teramo e Campobasso. Voi siete nella graduatoria di ripescaggio, vi chiedo soltanto se state anche soltanto per un istante al giorno pensando a quella possibilità, oppure se vi state concentrando sul campionato, sul prossimo campionato di Serie D Girone H. Noi a tratti abbiamo pensato, però il problema è come fare domanda di pescaggio senza lo stadio? Poi portare Francavilla Calcio a Potenza o a Picerno o a Matera, secondo me sarebbe sbagliato. Per questo noi adesso pensiamo solo alla Serie D e cercheremo di dare fastidio un po' a tutti. È chiaro che non avremo ancora lo stadio, perché quando faremo lo stadio pronto per la C possiamo puntare, adesso non possiamo puntare, rimaniamo per la D. Quindi un Francavilla Insigni che si decide di muoversi a piccoli passi. L'intento, così come ha detto prima, è quello di riconfermare quanto di buono visto lo scorso anno, per quanto sarà chiaramente complicatissimo. Dai, è difficile confermare i ragazzi che hanno fatto bene. Questo problema a tutte le squadre piccole, che quando fanno bene tutti i calciatori sono nel mercato, alla fine io non voglio gente demotivata, cerco di prendere motivati, quelli che hanno fatto bene alzano prezzo, li chiamano tutti. Alla fine non li posso trattenere, perché sai, cambia la testa di un calciatore, cambia tutto, cambia motivazioni, che vuole la C, vuole una squadra di vincere il campionato. Alla fine non li sto cercando neanche di chiamare, onestamente, mi confermo solo quelli che vogliono rimanere. Quelli che non vogliono rimanere vanno via, perché cercano una squadra più importante di noi. È stato chiarissimo, direttore, la ringrazio per questo prezioso intervento, le auguro una buona serata. Buona serata a voi. E quindi quello di Ranko Lasic era il nostro ultimo collegamento. Possiamo chiudere qui questa quarta puntata di Speciale Calciomercato, che si riproporrà dopodomani, ossia mercoledì sera, sempre alle ore 20:45. Buon proseguimento di serata sui nostri canali.